Ciao ragazze, oggi vorrei fare con voi questo fiore che se lavoriamo qua in giallo e le petale in bianco diventano margherite. Se lavoriamo invece qua in marrone e le petale in giallo può diventare un girasole. Andiamo a passo a passo. Inizio lavorando 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vado nella mia prima catenella e chiudo con un punto bassissimo. Così ho formato un anellino. Lavoro 3 catenelle. Queste 3 catenelle per me è già il primo punto alto. Adesso io vengo qua dentro del mio anellino e lavoro il secondo punto alto. Vado nel mio anellino e lavoro il terzo, il quarto, il quinto e così continuo lavorando fino ad avere un totale di 16 punti alti. Ho già lavorato i 16 punti alti, allora vado lì dove ho lavorato le 3 catenelle, vado nella terza catenella e chiudo con un punto bassissimo. Così posso tagliare questo filo e nasconderlo bene per evitare che si dissipi, perché tornerò a lavorare con altro colore. Adesso io vengo con il mio altro colore in una qualsiasi dei miei punti alti. Scelgo uno qualsiasi punto alto e metto lì il mio filo. Lavoro 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado lì, conto 1, 2, 3, vengo qua nella quarta catenella e lavoro un punto alto. Ritorno là nella stessa catenella e lavoro un altro punto alto. Ritorno là e lavoro il terzo, devo lavorare 11 punti alti. Ritorno e lavoro un quarto, quinto, sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo e 11. Così ho lavorato 11 punti alti. Tutti 11 punti alti è stato lavorato nella quarta catenella, tutto nella stessa catenella. Adesso torno qua, dove ho il gruppo di punti alti, vado nel prossimo punto alto, per quello io non ho usato nessun punto alto, qua io ho lavorato, dove ho salito le 7 catenelle, vado in quello successivo e lavoro un punto basso. Così è rimasta la mia prima petala. Lavoro altre 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vado là nella quarta catenella e lavoro là dentro altri 11 punti alti. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Torno là nei miei punti alti. Allora vado in quello successivo perché ho lavorato in questo, vado in quello dopo e lavoro un punto basso. Così ho la mia seconda petala. Salgo nuovamente 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado là nella quarta catenella e
e lavoro là dentro altri 11 puntiati. Allora conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Così ho lavorato lì nella quarta catenella tutti 11 punti alti. Torno là, nei miei punti alti, vado in quello successivo che non è ancora stato lavorato e lavoro lì un punto basso. Allora, così lavorerò in tutti i punti bassi. Farò sempre le 7 catenelle, vado nella quarta catenella e lavoro 11 punti alti. Vado nel prossimo punto alto e lavoro un punto basso. Alla fine avrò 16 petale. Ho già lavorato tutte le mie 16 petale. Allora vengo lì dove ho iniziato il mio giro, che avevo legato lì il mio filo. Entro in quel punto, che è il punto basso, e chiudo con un punto bassissimo. Devo adesso salire 2 catenelle. E vengo qua dove ho la prima petala, che è proprio la petala lì del punto dove ho chiuso col punto bassissimo. Io metto, lì è così, io metto in avanti la parte tonda e lascio indietro dove ho quella catenella che ho lavorato dentro gli 11 punti alti. Ora allora è così, io entro qua nella stessa catenella che ho lavorato gli 11 punti alti e lavoro un punto basso. Lavoro 2 catenelle, vado là nella prossima petala che è questa, metto là con la parte, lei è così, io metto con la parte tonda verso di me e là dietro c'è la catenella dove ho lavorato dentro i 11 punti alti, io entro in quella catenella e lavoro un punto basso, altre 2 catenelle. Vado là nella prossima petala, faccio la stessa cosa, metto la parte tonda verso di me, entro là nella catenella che è la stessa che ho lavorato gli 11 punti alti e faccio un punto basso. Altre 2 catenelle, vado là nella prossima petala, vado là nel punto basso che ho lavorato già gli 11 punti alti e faccio un punto basso. Altre 2 catenelle, vado nella prossima petala, là nel punto basso, che è il punto che ho lavorato gli 11 punti alti, entro là e lavoro un punto basso. Così lavorerò tutto il mio giro, mettendo a posto tutte le 16 petale. Ho già lavorato tutte le 2 catenelle in tutto il giro. Allora ho lavorato le ultime 2 catenelle. Vengo qua dove ho iniziato il mio giro che ho lavorato un punto basso dentro della prima petala, vado in quello punto basso e chiudo con un punto bassissimo. Così qua dietro è rimasto tutte le mie 2 catenelle che ho lavorato nella parte dietro della mia petala, ho lavorato sempre nella catenella. Adesso posso tagliare questo filo perché ritornerò lavorando con il colore verde. Allora, con il mio colore verde, io entro dentro di una qualsiasi delle 2 catenelle e metto là il mio filo. Lavoro 3 catenelle che mi vale come primo punto alto, ritorno là nelle 2 catenelle e lavoro altri 2 punti alti. 1 e 2. Così sono rimasta lì con i 3 punti alti che è stato lavorato nelle 2 catenelle che sono lì indietro. Vado nelle prossime 2 catenelle e lavoro altri 3 punti alti. 1, 2,
e 3. Vado nelle prossime due catenelle e lavoro 3 punti alti. 1, 2 e 3. Vado nelle prossime due catenelle e lavoro altri 3 punti alti. 1, 2 e 3. Così ho lavorato 4 gruppi di 3 catenelle. Io ho lavorato in 4 gruppi di catenelle sotto. Adesso che ho i 12 punti alti lavorati, lavoro 2 catenelle, vado nel prossimo gruppo di 2 catenelle e lavoro altri 3 punti alti. 1, 2 e 3. Vado nel prossimo gruppo di 2 catenelle e lavoro altri 3 punti alti. 1, 2 e 3. Vado nel prossimo gruppo di 2 catenelle e lavoro altri 3 punti alti. 1, 2 e 3. Vado nel prossimo gruppo di 2 catenelle e faccio la stessa cosa, altri 3 punti alti. 1, 2 e 3. Così sono rimasta con altri 12 punti alti. Ci sono 3 punti alti per ogni gruppo di 2 catenelle. Lavoro altre 2 catenelle. Vado nel prossimo gruppo di 2 catenelle e lavoro altri 3 punti alti. Ora vengo qua dove ci sono le 2 catenelle e faccio 3 punti alti, 1, 2 e 3. Vado là nel prossimo gruppo di 2 catenelle e lavoro 3 punti alti, 1, 2 e 3. Vado lì dove ho le altre 2 catenelle, faccio 3 punti alti, 1, 2 e 3. Vado nelle prossime 2 catenelle e lavoro altri 3 punti alti, 1, 2 e 3. Così ho fatto altri 12 punti alti, lavorando 3 punti alti per ogni gruppo di catenelle. Lavoro altre 2 catenelle, vado nel prossimo gruppo di 3 catenelle e lavoro altri 3 punti alti. 1, 2 e 3. Vado lì dove c'è il prossimo gruppo di 2 catenelle e faccio la stessa cosa, 3 punti alti. 1, 2 e 3. Vado nelle prossime 2 catenelle, faccio altri 3 punti alti. 1, 2 e 3. Vado nelle prossime 2 catenelle e lavoro altri 3 punti alti. 1, 2 e 3. Lavoro 2 catenelle, vado lì dove ho iniziato il mio giro, vado nella terza catenella e chiudo con un punto bassissimo. Così qua è rimasto i miei 12 punti alti, 2 catenella, 12 punti alti, 2 catenella, 12 punti alti, 2 catenella che sono stati lavorati in quelle 2 catenelle che noi abbiamo fatto per attaccare una petala all'altra. Per quello adesso, se vogliamo, possiamo normalmente continuare a lavorare il nostro quadrato perché qua già abbiamo la base. E così è rimasto il nostro fiore già pronto.
Grazie a tutte.